Spider-Hack. Il dottor Morgan Michaels è legato a doppio filo al respiro del diavolo. Mi servono le informazioni che Norman ha raccolto su di lui e sul progetto. Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di Spider-Man. Con voi Vincent. Ok, da lì posso raggiungere l'ufficio di Norman. Prima di entrare devo disattivare i sistemi di sicurezza. Se mi scoprissero potrebbero isolare l'intero edificio. Forse posso violare i moduli della rete di sicurezza dall'esterno. Ok, i cavi di rete. Devo solo seguirli fino al modulo di sicurezza. Sono tutti collegati a un unico corso, che poi sarebbe questo. Bene, un modulo di sicurezza. Dovrebbero essere magnifico. Nell'edificio. Mi semplificherà la vita. Sicurezza, rapporto. Qui squadra Sable Alpha. Si direbbe un'avaria elettrica. Ricevuto. Sorvegliate l'esterno mentre proviamo a isolare il problema. Peccato, ero quasi ottimista. No, dov'è? L'ho avvistato. È Spider-Man. Mannaggia lui che si è buttato così. A tutte le squadre Sable, abbiamo rilevato un problema software. Stiamo contattando uno specialista. Ricevuto, proseguo la perlustrazione. Il secondo modulo. Cosa? A tutti gli agenti, abbiamo perso il controllo di un sottosistema. Protocollo Delta avviato. Quando passerà questa moda dei droni? Vabbè. Squadre Sable, fate rapporto. Ricognizione esterna negativa, tutto in ordine. Confermate il problema software. Non è verificato, stiamo... Mannaggia, miseria. Lo stato di allerta. Madonna, San Giamstro. Mancano altri due moduli. Oh, oh. Sable, potremmo avere un ospite indesiderato. Stiamo analizzando i dati in nostro possesso. Restate allerta. Ricevuto, comando. Eccolo qui. Mannaggia. Attenzione. Un altro sottosistema. È stata solo fortuna quello che ho avuto. Una squadra all'esterno dell'85° piano. Ricevuto, comando. Pure. Vabbè, allora. Devo muovermi. Ehi, MJ, sarei un po' impegnato. Sarò breve. Ho trovato una pista per localizzare Charles Standish. Credo di poterlo raggiungere per parlargli. Sapevo di tutto di lei. Probabile sappia anche di Morgan Michaels. D'accordo, ma non fare follie. Come hanno fatto a non vedermi? Ma vabbè. Quello rimarrà sempre un mistero. Ah, che caspita. Sto rischiando. È la seconda volta che rischio. Beh, oh. Perfetto. Ora posso accedere. C'è per aprire un cavolo di coso. Abbiamo fatto tutta sta imbaradan. Bello. Abbiamo l'isolamento? Non ancora. Il signor Osborne è impegnato in una chiamata importante. Oh, Kumba, vai piano. Ma no, ci siete solo voi. Qui però non è pulito, Madonna santa. Che schifo. Io sono due passi avanti a te, Wilson. Ho già mandato i miei uomini a rastrellare i documenti. Se denunci il nostro... Mo ti rastrello io, altri i documenti. Aspetta, Norman è al telefono con Wilson Fisk. La statua Neo. Di cosa stai parlando? La statua Neo dalla casa d'aste. Deve trattarsi del dossier che ha trovato MJ. Chi ha il dossier? È in mano nostra, Norman. Ma non dice tutto. E questo mi costringe a compiere un'infrazione palesemente illegale, sebbene moralmente accettabile. Borioso figlio di un cane! Non è vero! Sereno, Norman. Sappiamo che avete allestito un laboratorio segreto per il respiro del diavolo. Ci resta da scoprire dove si trovi e che c'entri Michaels. Speriamo che il tuo computer possa aiutarci. Oh. Speriamo, qua. Wow. GR27. Il capo ricercatore è il dottor Morgan Michaels, ma la posizione del laboratorio è oscurata. CRISPR controllate da IA. Se funzionasse, potrebbe curare qualsiasi malattia genetica. Fibrosi cistica, Huntington. È pazzesco. Inquietante. Ma che schifo. Wow. Il GR27 è il respiro del diavolo. È pensato per curare le malattie, ma al momento equivale a un'arma biologica. Ah. Il dottor Michaels è in possesso dell'unico campione. Ecco perché lì lo vuole.
Se trovo Michaels, trovo il respiro del diavolo. Quindi praticamente il respiro del diavolo è una cosa biologica. Ehi, hey Pete, che c'è? MJ, senti questa. Il respiro del diavolo non è un'arma biologica, ma un trattamento contro le anomalie genetiche. Purtroppo è ancora più bello, lacera i tessuti invece di curarli. Dobbiamo rintracciare il dottor Michaels. La Sable non deve gestire una sostanza così letale. Forse ho una pista. Charles Standish si trova nel complesso Sable di Central Park. Se qualcuno può aiutarci a localizzare Michaels, quello è il CFO della Oscorp. Sto provando a raggiungerlo. Raggiungerlo? Quel posto pullula di guardie. Come pensi di raggiungerlo? Senza farmi notare. A dopo, partner. MJ in un complesso della Sable. Rischia di finire male. Devo correre a Central Park. Infatti. Ma veramente sta dicendo qui. Cioè, seriamente. Ti stai montando la testa, cara mia, eh. Va bene che vuoi fare la coraggiosa. Sei una giornalista, devi entrare nel pericolo certe volte, però, pur di sapere le informazioni, però. Un intelletto dal potenziale infinito, ma imbrigliato in un corpo vecchio e stanco. Ma pensa a cosa potrebbe fare se fosse libero. Lo sviluppo dell'interfaccia. Quante capriole. Deve riprodurre i limiti della nostra forma fisica, ma esplorare i regni dell'immaginazione e delle possibilità. Deve estendersi fino alla mente. Non avevo mai sentito Doc così entusiasta. Spero non sia troppo entusiasta. Dove diavolo sei, MJ? Oh, porca. Raggiungerlo. Quel posto pullula di guardie. Come pensi di raggiungerlo? Senza farmi notare. A dopo, partner. Standish è lì da qualche parte. Devo superare quella guardia. Vediamo se le esche di Pete funzionano davvero. Certo che però, ti vai a mettere sempre nei guai, cara mia. Quel buco nella rete può fare al caso mio. Devo solo distrarre la guardia. Chi è il genio che ha lasciato un circuito sulla cosa è stato? Non subito ha cambiato argomento. Vado a controllare l'ospite. Aspetta qui. Roger. Ospite. Deve essere Standish. È qui da qualche parte. Aspettate, possiamo andare da questa parte? Sempre se non c'è nessuno. Meno male, non c'è nessuno. No, dai, non dirmi che non l'ha sentito. Ah, questo, meno male che l'hai sentito questo, Ma tu, sotto i piedi proprio lì, sono passato. I demoni uccidono chiunque sia collegato al respiro del diavolo. Standish è in pericolo. Dovrei scattare una foto. Scusa. Non l'avevo già fatta. Meglio muoversi. Che bel casino. Vabbè, perché sennò non si chiamerebbe complesso. Cioè, non si definirebbe complesso. Standish è al sicuro. Il generatore non lo terrà occupato a lungo. Olè. Vai. Non vedermi, non vedermi. Madonna, meno male. Muovetevi con quella camionetta. Vi aspettavano mezz'ora fa. Ok, partiamo subito. Il camion si sposta. Posso usarlo come riparo. Via, via, via. Ok. Wow. Che figata. Vorrei veramente farlo nella vita reale, solo che, cioè, bisogna trovare l'occasione giusta. E poi, come fai? E questo? Questo mi vede. Ah, ok, si è girato. Perfetto, ha funzionato. Ah, un'altra foto. Rifugio. Se il dottor Michael sei in uno di questi, Standish potrebbe dirmi quale. Ok. È la tenda di Standish. È assurdo che Michael giri col respiro del diavolo. Osborne non si fida di nessun altro. Spero che il suo ego non sia la sua rovina. Buonanotte.
nostra. Si può passare da qui? Sì, però c'è quella guardia che ci vede. Cioè che potrebbe vederci. Ancora? Ma cos'hanno queste luci? Secondo me conviene passare di qui. Tu te ne vai da quella parte. Cosa diavolo è stato? Attenzione agli scatoloni, perché sono disgraziati. Dodge Fortune. Charles Standish. Oddio. Charles. Dov'è il dottor Morgan Michaels? Ti manda Martin Lee. Vero? No. Se vuole uccidermi, deve farlo di persona. Diglielo! Non lavoro per i demoni e nemmeno per Sable. Sono una giornalista. E voglio fermare Martin Lee, proprio come lei. Watson, ho sentito parlare di te. Sable non vuole ascoltarmi. Tiene prigioniero Michaels sulla Bowery e conta di trasferirlo in un nuovo rifugio domani a mezzogiorno. Ma sta ignorando Grand Central. Grand Central? Ho sentito i demoni parlarne. Stanno andando lì per... Per cosa, Charles? Cosa vogliono prendere a Grand Central? Ma quello è... Ma che cosa... Charles! Ma non era un agente della Sable? No, decisamente no. Ho sentito qualcosa. Spiacente, Charlie. Ok, dobbiamo andare. No, aspetta, sa qualcosa! Ok, forse sarebbe stato meglio non intervenire stavolta. Il salvataggio più imbarazzante della mia carriera. MJ l'ha presa male. E come? Cioè, stava per dire qualcosa di importante. Mannaggia. Indagini è meglio che riesci a dire spiacente Charlie. È tutto uno scherzo per te. Cosa? MJ, no! Ho sbagliato, ok? Era per sdrammatizzare. Sdrammatizzare, certo. È il motivo per cui ci siamo lasciati, ricordi? Pensavo ci fossimo lasciati perché volevi dedicarti alla carriera. Ci siamo lasciati perché continuavi a trattarmi come una bambina. Non farlo, MJ! Lascia stare, MJ! Troppo rischioso, MJ! Non avrò superpoteri da ragno, ma non puoi tenermi sotto una teca. Ti sei introdotta in un complesso militare che... Ehi, sai una cosa? Possiamo parlarne un'altra volta? Che ne dici? Cosa hai scoperto su Michaels? Va bene. Michaels è da qualche parte alla Bowery. Sable lo trasferirà domani a mezzogiorno. Perfetto. C'è altro? Stava parlando di Grand Central prima che facessi irruzione, no? Sì, diceva... Non importa. Ascolta, devo andare, Peter. Ho del lavoro da finire. Peter... Questo dimostra che è ancora arrabbiata. E come? Abbiamo fermata proprio quando stava dicendo una delle informazioni, non dico più importanti, ma... Andrò in perlustrazione per rilassarmi. Cavolo, cioè, stavolta hai sbagliato proprio. Vabbè, dopo questa bella serata che... Fra Mary Jane che si trova in un complesso della Sable, fra noi che per una volta abbiamo sbagliato a intervenire. Grandioso, una serata veramente bellissima. E non ho nient'altro da dire, a parte quello di mettere un mi piace, commentare, condividete e iscrivetevi se non avete ancora fatto. Signor Parker suona davvero troppo maturo per me. Ok, Peter. Miles non era del tutto convinto, ma alla fine gli ho detto o questo o altra terapia. Lui ne ha bisogno, ma non vuole sentirsi una vittima o essere compatito. Lo capisco, anch'io sono così. Ne parlerò con May e mi farò trovare lì al suo primo giorno. Grazie ancora. Significa molto per me e mio figlio. Peter, sto per avviare un altro test. Dove sei? Deve scusarmi. L'autobus ha avuto un guasto. Non c'erano taxi. Sarò lì appena possibile. Bella ragazzi. Chissà dove porta quella porta, eh? Che canestro! E senza manco guardare così! Cioè, ci ho storta la telecamera! No, vabbè, fantastico! Questo finale
è da Oscar. Oh, portami dove, dove vuoi. Bellissimo. L'ho fatto mentre camminavo. No, 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 e vai avanti. Perché si ferma? Ah, lì sono davanti. Io l'ho dato in testa a quel. Oh, si è rimesso in piedi normalmente. Ed è scomparso. Vai, cammina. Ah già, è rosso. Voglio vedere un attimo sta cosa. Oh! Oddio. Oh, bimbo, ti stai portando questo. Te lo metto davanti, va.